Cari amici, buongiorno, bentornati nella mia cucina Rosso Limon. Siamo in Hola Moed di Pesach, siamo sempre a casa. Lancio l'hashtag, state a casa, io sto a casa a mangiare, a cucinare. E mi è avanzato del charoset. E allora ho pensato, invece di mangiarlo così, che anche è buono lo stesso, di farci dei cioccolatini molto golosi, talmente golosi che non ne avanzerà nemmeno uno. Che cosa serve per questi cioccolatini? Praticamente niente, avanzi di charoset, cioccolato fondente. Allora voi mi direte, ma come si fa dal charoset a fare dei cioccolatini? Perché il charoset della mia ricetta Rosso Limon non è un charoset squacquerello, è denso, è come una pasta densa, lo vedete? Quindi se volete fare cioccolatini, seguite la mia ricetta Rosso Limon. Se avete charoset squacquarello, i cioccolatini non li potete fare. La prima cosa che faccio, sciolgo il cioccolato al microonde, perché io non ho voglia di fare il bagnomaria, non c'ho più voglia. Ecco. Bene, cominciamo a confezionare i nostri cioccolatini. Intanto facciamo delle palline. Adesso prendiamo i cioccolatini e tuffiamoli, di charoset e tuffiamoli nel cioccolato. Mi è avanzato un pochino di cioccolato e io lo metto sopra. Secondo la filosofia che non si butta via nulla, lo metto anche sopra. Bene, il cioccolato si è rassodato, come vedete, i nostri cioccolatini sono pronti e quindi li potete mangiare. Io vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un Pesach Kasher Vesameach, rilancio l'hashtag, state a casa, io state a casa, sto a casa. E come sempre, soprattutto, Rosso Limon vi augura Bete Avon.